appuntamento speciale questo pomeriggio con Caserta Sera. Ci troviamo nell'Avanguard di Piedimonte Matese, che ringraziamo. Siamo con la scrittrice Nina Miselli. Buonasera, grazie per l'invito. Nina Miselli, scrittrice piedimontese, ma ormai da anni di adozione emiliana. Nei tuoi libri il legame con Piedimonte è stato sempre presente, soprattutto nell'antologia Piedimonte, una poesia per l'arte, da cui prende titolo l'omonimo evento. Infatti l'antologia nasce come scritti poetici per raccontare le bellezze di Piedimonte. Come fai a raccontare le bellezze di Piedimonte? Lo puoi fare soltanto attraverso l'arte, la poesia. Gli autori hanno scelto un'immagine e attraverso l'immagine hanno realizzato una poesia. Quindi un messaggio ben preciso, veicolato dalla forza della poesia, unico strumento capace di elevare la nostra anima e farci tornare anche bambini. Sì, la poesia ti riconduce all'infanzia, ti riconduce ai sogni, alla speranza. E tutto questo devo ringraziare il patrocinato del Comune di Piedimonte Matese, il Comitato Insieme dell'Arte e tutti gli autori. Volevo ringraziare personalmente gli autori, Corina Cornelli, Sorcorsa Focarete, Ella Grimaldi, Maria Pompea Carabba, Laura Pinciori, Anna Ursolo Giuliano, Maria Rosa Di Donato, Federica Cinotti, Carmelo Triano, escluso Mortimer, Angela Angolano, Antonio Bellino, Annabella Ciardiello, Adriana Pendicini, Giulia Penso, Michele Mentuzio, Antonio Riccio, Stefano Carenza, Felice Zinno e Salvatore Pasquale. Oltre a loro devo ringraziare anche la partecipazione speciale della sovrana Maria Cristina Miselli, dei musicisti Sabrina Carenzo, Daniela Alfisi e della performance teatrale dell'attrice Marianna Pentrozzi. In più devo ringraziare anche l'intervento speciale delle sorelle Zulla, Anna e Mirella Zulla. Quindi Nina, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi questo pomeriggio. Grazie a voi e grazie di tutto. Bene, da Caserta e da Piedimonte Matese è tutto. Valentina Monte per Caserta Sera.it.